Benvenuti o bentornati. Dopo il necessario video su Starfield della settimana scorsa, oggi si torna alla programmazione classica, come sempre ogni venerdì. E quale modo migliore se non, come avrete visto dal titolo, continuare la serie di avvicinamento al Game of the Year con questa nuova classifica. Mai come quest'anno la sfida è apertissima. Se non avete visto i video precedenti, ve li lascio nelle schede e in descrizione. In linea di massima, comunque, l'obiettivo di questa serie è quello di fare un'analisi oggettiva su come è stato accolto il titolo dal mercato e quali sono le sue possibilità di arrivare a giocarsi il GOTY. I due video di aprile erano relativi ai primi 4 mesi, questo riguarda i 4 mesi successivi e infine arriverà a fine anno anche l'ultimo video conclusivo, con i giochi usciti da settembre e le considerazioni finali. Ho deciso di suddividere questa classifica in 4 categorie: non ci siamo, bene ma non benissimo, ottimo ma non il top e infine il top del top. Nonostante questi nomi siano abbastanza autoesplicativi, nel primo video della serie potrete trovare una spiegazione un po' più dettagliata. Fino ad aprile i pretendenti al titolo che a mio avviso avevano qualche possibilità erano sostanzialmente 3, li potete scoprire nel secondo video di questa serie. Ora come ora però, sapendo cosa è uscito e cosa deve arrivare, forse questi 3 potrebbero avere qualche possibilità in meno. Basti pensare che dopo l'accesso anticipato della settimana scorsa, 2 giorni fa è finalmente uscito per tutti Starfield, che se si rivelasse valido quanto sembra, potrebbe davvero essere l'ennesima perla di un anno davvero spaziale. Però, proprio perché sono usciti tantissimi giochi validi, non è ancora detta l'ultima parola. Scopriamo quindi chi ha fatto la differenza in questi mesi e chi invece ha deluso le aspettative. Iniziamo quindi con la prima categoria, in cui per fortuna questa volta rientra un solo titolo, che per motivi diversi ha deluso e fatto discutere parecchio. Si tratta ovviamente di Redfall. Già dal suo annuncio mi aveva lasciato più di qualche dubbio, a partire dal tipo di esperienza che voleva proporre, e alla fine purtroppo i miei timori sono stati confermati. Il difetto più evidente è l'assenza dello stile unico di Arkane. La mancanza di quel qualcosa in più che ha reso i loro titoli precedenti così riconoscibili ha di fatto compromesso l'intera esperienza generale, a cui si sono aggiunti un design generico che caratterizza ogni aspetto del gioco, dall'ambientazione ai personaggi, la mancanza di una sensazione di crescita e progressione, level design poco ispirato e mappe spesso riempite da aree vuote che fanno sembrare l'intera avventura un po' senza anima. Per non parlare del gameplay e in generale del gameplay loop, decisamente poco riuscito il primo e abbastanza noioso il secondo. Grazie al Game Pass ho voluto provarlo, e purtroppo non sono riuscito a resistere più di un'oretta scarsa. Ecco, potrei continuare a elencare i difetti, ma credo che ormai il concetto sia abbastanza chiaro. Redfall sembra avere una serie di problemi che vanno dalla mancanza di stile alla scarsa giocabilità, dall'IA problematica alla trama poco coinvolgente. Una debacle sotto tutti i punti di vista, e che purtroppo temo sia difficile correggere con patch e aggiornamenti. Capisco voler sperimentare, voler cercare la gallina dalle uova d'oro come fu al tempo Fortnite, ma quando rinneghi te stesso così palesemente, è giusto che il mercato ti faccia capire che certe cose non si possono fare. Per fortuna però, Redfall è ad oggi l'unico disastro vero e proprio. Andiamo quindi a scoprire chi ha fatto meglio e si è guadagnato un posto nella prossima categoria. Il primo gioco di questo gruppo è uscito da pochissimo, e nonostante non rientri nei miei generi preferiti, sono contento che EA abbia voluto sperimentare qualcosa di un po' diverso. Si tratta di Immortals of Aveum, una sorta di sparatutto a base di magia che magari non è perfetto, ma che, specialmente per gli appassionati, potrebbe essere una piacevole novità. Non l'ho provato, ma a quanto pare il gameplay è la parte più riuscita, e nonostante sia forse un po' ripetitivo sul lungo periodo, sembra riuscire davvero a divertire parecchio. Tralasciando alcuni problemi tecnici e una narrativa non particolarmente ispirata, con un protagonista abbastanza dimenticabile, sembra che i valori produttivi siano di altissimo livello, con cinematiche, attori e musiche quasi da film. Basato sul nuovo Unreal Engine 5, come detto si porta dietro qualche incertezza, che stona un po' con il fatto che visivamente non fa gridare al miracolo. Sì, non sto dicendo che è brutto, anzi, però forse ci si poteva lavorare un po' di più. In ogni caso, fin quando non l'avrò eventualmente provato, l'idea che mi sono fatto è che siano partiti da un concept interessante, ma che poi non l'abbiano approfondito e rifinito a sufficienza. Chiaramente è solo un'ipotesi, ma qualcosa mi dice che abbiano cercato di fare il minimo indispensabile per massimizzare quanto più possibile i profitti. Ormai conosco abbastanza bene il modus operandi di EA, e purtroppo fin quando non capiranno che fare videogiochi non è solo una questione economica, la mia opinione su di loro non cambierà. Il
Il prossimo gioco che rientra in questa categoria è un'altra novità, una nuova IP che, se ben supportata tra qualche anno, potrebbe anche diventare interessante. Si tratta di Exoprimal, una sorta di hero shooter co-op con i dinosauri. Sì, nonostante il concept possa sembrare originale, per quanto bizzarro, l'originalità è purtroppo un suo punto debole. Grazie al pass ho potuto provarlo per qualche ora, e a differenza di Redfall non l'ho trovato terribile. Non l'ho testato a fondo perché non mi ha colpito particolarmente, ma vedendo anche come è stato recensito in generale, mi sono fatto un'idea abbastanza chiara. Come Immortals il gameplay è abbastanza divertente, e in più le exocorazze aggiungono anche un'interessante componente strategica. Quello che non mi ha convinto, oltre alla mancanza di contenuti, è, come detto, la sua poca originalità. Ok, sì, ci sono i dinosauri e le corazze, però alla fine rappresenta un esempio perfetto di quelli soprattutto online godibili, ma che lasciano un po' il tempo che trovano. La classica esperienza multiplayer da una partita e via. Come ho detto prima, se ben supportato potrebbe davvero fare il salto di qualità. Ora come ora però siamo sempre lì, bene ma non benissimo. E anche questa categoria è volata via in un attimo, per fortuna, perché vuol dire che ora arrivano i giochi veramente belli. Magari non il top, ma che meritano sicuramente una chance. Partiamo quindi con Age of Wonders 4, che non rientra nei miei generi preferiti, ma che per gli appassionati si è rivelato un'ottima esperienza. Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno strategico a turni 4X, ovvero quei giochi particolarmente complessi e impegnativi, in cui fondare e gestire un intero impero, con una presenza crescente e a volte un po' eccessiva di micromanagement. In ogni caso, sembra che gli sviluppatori abbiano fatto centro con questo capitolo. Tutto funziona come dovrebbe, e i vari sistemi sono ben integrati. Sembra che manchi un po' di varietà nei combattimenti, nella parte ruolistica e nella diplomazia, ma probabilmente saranno gli elementi sul quale si concentreranno le espansioni future. Nel complesso, quindi, per il genere a cui appartiene, non credo potrà ambire al Game of the Year, ma sono certo che potrebbe ambire sicuramente al premio come miglior strategico del 2023. Il prossimo è anch'esso uscito da poco, ma sembra proprio aver limato quei difetti che limitavano un po' l'esperienza del primo capitolo. Blasphemous 2 sembra infatti aver imparato dagli errori del primo capitolo, portando con sé una serie di miglioramenti significativi. Tra i punti forti spicca sicuramente l'ambientazione. Il mix di storia e folklore spagnolo crea infatti un'atmosfera molto coinvolgente, a cui si unisce un gameplay affinato grazie al feedback dei giocatori, che rende l'esperienza di gioco più appagante e varia. Ci sono ancora alcuni difetti, a partire da una narrazione abbastanza criptica, saltuari ritardi nei comandi e un bilanciamento della difficoltà a volte un po' frustrante, ma in generale sembra comunque un deciso passo avanti. Nonostante le sue indubbie qualità, sono certo che non possa rientrare tra i candidati al Game of the Year, non escluderei però un premio nelle categorie minori. Passiamo ora ad una piccola sorpresa, che sinceramente non pensavo potesse venire accolta così bene dai giocatori. Ho provato sia il primo capitolo che questo sequel e sinceramente non mi ha preso particolarmente. Devo però riconoscere che oggettivamente si tratta di un gran gioco. Remnant 2 è infatti un titolo che ha saputo evolvere e migliorare quasi ogni aspetto rispetto al suo predecessore. Sono stati migliorati il combattimento, che ora è più fluido e coinvolgente, oltre alla costruzione dei personaggi e una vasta gamma di armi e abilità. Inoltre, quello che sembra essere il vero punto di forza sono le battaglie contro i boss, coinvolgenti e sfidanti grazie a interessanti meccaniche molto ben studiate. Infine, i livelli generati proceduralmente contribuiscono a rendere ogni partita un'esperienza unica, incrementando la longevità generale. Ci sono ovviamente dei lati negativi, come per esempio una trama poco ispirata e dei personaggi secondari poco coinvolti, oppure, oltre a dei problemi di prestazioni che immagino saranno corretti con qualche patch, in alcune aree sembra si vada incontro ad una certa monotonia dovuta alla ripetitività dei nemici. Nel complesso però sono molto contento della riuscita di questo secondo capitolo, perché ormai è difficile trovare dei validi AA e questo successo potrebbe aiutare a ricordare perché abbiamo bisogno anche di questa categoria, e non solo di mega produzioni o titoli indie.
Questa categoria è fortunatamente molto ricca e il prossimo gioco è un'esperienza veramente piacevole, innovativa e fresca. Mi auguro possa davvero avere qualche riconoscimento alla fine dell'anno, anche se temo che altri titoli più rumorosi, come per esempio Hi-Fi Rush, possano avere la meglio. Sto parlando ovviamente di quella piccola perla che è Viewfinder, che grazie all'originalità delle meccaniche basate sulla prospettiva e sull'utilizzo di fotografie per risolvere gli enigmi, risulta un'esperienza unica nel suo genere. Inoltre, con il suo stile colorato e pastello, il design svolge un ruolo fondamentale nel creare un'atmosfera visiva piacevole e rilassante. Purtroppo, se da un lato la semplicità e l'accessibilità dei livelli garantiscono una sfida senza eccessive frustrazioni, dall'altro per qualcuno potrebbe risultare un'esperienza fin troppo semplice. Inoltre, speravo in una storia più profonda, mentre in questo caso è poco più di un pretesto per giustificare le dinamiche di gioco. Però, come detto, spero davvero che possa ricevere qualche riconoscimento alla fine dell'anno, perché è un titolo che merita assolutamente di essere sperimentato per la sua freschezza e unicità. Voi l'avete provato? Aver incluso questi ultimi due giochi in questa categoria potrebbe non piacere a tutti. È normale che ognuno abbia le sue preferenze, ma è anche vero che, come ho detto all'inizio video, l'obiettivo di questa serie è capire quali sono i migliori e peggiori usciti quest'anno, facendo un'analisi quanto più oggettiva su come è stato accolto il titolo dal mercato. Ed è proprio per questo che ho voluto inserire Armored Core 6 in questa sezione, perché per quanto rappresenti senza dubbio il miglior capitolo della serie, mostra ancora alcuni limiti evidenti che ne hanno ridimensionato un po' il successo. Per gli appassionati sicuramente non poteva esserci niente di meglio, anzi, grazie alle tante innovazioni introdotte nel sistema di combattimento e nella personalizzazione dei mech, è infatti possibile sperimentare una libertà mai vista prima. La ricerca della build migliore per affrontare ogni volta nemici diversi è il cuore dell'esperienza, e forse è un po' questo il problema. La sua struttura a missioni qualche volta ripetitive e il fatto di doverle rigiocare più volte per ottenere tutti i finali, unito ad alcuni problemi di bilanciamento della difficoltà, rallentano il ritmo e rischiano di appiattire l'esperienza. Inoltre, la natura fortemente di nicchia della serie e alcuni difetti nei tutorial che non spiegano a dovere le complesse meccaniche di gioco rendono il titolo più adatto agli appassionati che non al grande pubblico. Per questi motivi, nonostante si tratti senza ombra di dubbio dell'episodio migliore del franchise e dell'ennesimo grande risultato per From Software, probabilmente non ha le carte in regola per bissare il trionfo planetario di Elden Ring come gioco dell'anno. L'ultimo gioco di questa categoria ha innegabilmente diviso i fan, ha fatto discutere parecchio e, come ho detto prima, potrebbe far discutere anche averlo inserito in questa categoria. Questa polarizzazione non è sorprendente, considerando la vastità di elementi che Final Fantasy XVI è riuscito ad offrire. Da un lato è sicuramente caratterizzato da diversi aspetti positivi, in primis una maturità narrativa coinvolgente e senza precedenti, unita a personaggi ben sviluppati e ad un mondo incredibilmente dettagliato. Inoltre, la coesione tra il mondo di gioco e la narrazione offre un'esperienza avvincente e di altissimo livello, aggiungendo un tocco di realismo all'immersività. Le meccaniche di approfondimento in tempo reale arricchiscono la comprensione del mondo, mentre le cacce e le spettacolari battaglie contro gli Eikon forniscono momenti di adrenalina impressionanti. Purtroppo però, dall'altro lato, ci sono anche diversi aspetti negativi, che per molti fan sono stati difficili da digerire. Innanzitutto la mancanza di una vera e propria componente RPG, che si presenta infatti in forma estremamente superficiale, riducendo al minimo l'influenza del giocatore sulle statistiche del protagonista. Inoltre, ricevendo in automatico quasi tutti i migliori equipaggiamenti semplicemente andando avanti nella storia, viene meno la ricerca di armi e accessori definitivi. Infine, il combat system, per quanto spettacolare, per qualcuno potrebbe essere poco profondo, senza contare l'evidente difficoltà tarata molto in basso. Nel complesso, quindi, questi aspetti contrastanti spiegano molto bene perché Final Fantasy XVI abbia diviso i fan. Questa dicotomia riflette di fatto l'ampia varietà di gusti all'interno dell'enorme community della serie. È innegabile che quest'ultimo capitolo abbia sicuramente lasciato un'impronta indelebile nel mondo dei videogiochi, ma sono abbastanza convinto che difficilmente possa ambire al Game of the Year. Il motivo è abbastanza ovvio. Finora ci sono, a mio avviso, almeno altri due giochi che riescono a bilanciare meglio i loro punti di forza e di debolezza,
offrendo un'esperienza più completa e coerente. Per scoprire quali sono, iscrivetevi e attivate le notifiche per restare aggiornati e non perdervi la seconda parte, oltre a tutti i prossimi video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se concordate con questa classifica o se per voi ci sarebbero altri giochi da inserire in queste categorie. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di condividerlo e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!